La comunità macedone ormai è il cuore dell'attività agricola. Io penso che in questo momento il 65% delle persone che lavorano in campagna nel basso Piemonte siano o macedoni o bulgari o rumeni. Per il futuro non lo so, la Macedonia l'abbiamo svuotata, fra noi la Germania, la Francia, la Macedonia è vuota, non ci sono più giovani. Per andare a trovare dipendenti le aziende fanno partire dei pullman al mattino che fanno magari 120 km per caricare dei dipendenti, poi li pagano quello che li pagano. Quindi i serbatoi, se non ci attiviamo, e non parlo di noi agricoltori, ma di tutto il sistema, per spiegare ai giovani che il lavoro in campagna, giovani italiani, che il lavoro in campagna è un lavoro, che non è una condanna. Indubbiamente è un lavoro pesante quando ci sono 35 gradi, ma è un lavoro che richiede una certa flessibilità, perché dei giorni che lavori di più, dei giorni che lavori di meno, delle mezze giornate che stai a casa perché piove. Però non si guadagna meno che in un altro settore. Non credo che fare qualsiasi altro lavoro sia comunque meglio. È che è sempre stato visto come il lavoro degli ultimi, quello in campagna. Quindi lavorare insieme ai macedoni o adesso lavorare insieme agli immigrati africani, tanti non, hanno delle resistenze. E secondo me invece i posti di lavoro in campagna ci sono. È un lavoro diverso, lo dico io che lo faccio da 32 anni, che quando ho iniziato questo lavoro ho detto ai miei genitori, io però non voglio lavorare di sabato e di domenica. E i miei genitori ridevano, ma per il futuro non vorrei far arrabbiare qualcuno, ma io penso che il futuro verrà dall'Africa, perché è l'unico bacino dove ci sono tanti giovani in cerca di lavoro. Ma non perché li dobbiamo pagare meno, la busta paga non ti chiede se sei africano o se sei macedone o se sei italiano, è una busta paga.